Allora, io sono Marcus Cron e signore e signore, bentornati nella Tech and Bcraft. Come potete vedere, ho finalmente realizzato una cascia lontano dalla zona laggosa e sono tornate anche le luci, perché ieri dovrebbe essere uscito il video di Shifty. Shifty che adesso sta facendo un sacco di foto per le sue recensioni, perché qua giù si lagga a merda, ragazzi, si lagga a merda. Non so come fare. E quindi, visto che non mi è possibile registrare qui, ok, ho messo un altro network Antonio Calabro, uno che ci porta laggiù e un altro che prende la roba delle api e la porta di qua. Quindi praticamente noi da qui non dobbiamo più muoverci, ci troviamo un cubo, salve, possiamo vedere l'upled generale, quella di casa a sinistra, e signore e signori possiamo vedere l'upled di destra. Fantastica. Poi metterò dei teletrasporti, vedete, qui vado alle api, là invece l'unica cosa più vicina che c'è per Messico è il beacon block e le farm delle cozze. Ciao cozze, come state? Eccole che muoiono, andiamo a vedere, giusto? Mi ero scordato. No, perché qui non funziona per scendere. Oh, salve, salve, come sta? No, sto volando, sto lievitando, ragazzi, aiuto. No, voglio che se ne vada questo brutto effetto di lievitazione, aiuto. Sono il pane, mi sento il pane. Dov'è levitation? Ah, ok, no, è sparito. Ed eccoci qua. Allora, poi questa casa crescerà in altezza e qui ho messo delle Vibrant Capacitor Bank che portano 900 milioni, quasi un miliardo. Raga, mi manca un pochino l'Upled. Mi manca un pochino. Potete capire quanto ci ha messo a farne 10? Forse ho esagerato a farne 10, dove stanno? Però sono stato qui, ho aspettato un pochino, ho parlato con Shifty, alla fine 10 ce li ha fatti. Io ripeto, già rifare, non 10 perché 4. Il problema grande sono questi, i Vibrant e gli Energetic. Ci mette un bordello a farli, ma proprio un bordello, sono dovuto andare lì a torcerino. Allora, andiamo ad aggiungere qualche milioncino. No, tu non sei quello che voglio io. Andiamo ad aggiungere questo. Cioè, abbiamo un po' dispari, ma in realtà capita a fagiolo per le nostre esigenze. Allora, io quello che voglio fare in questa puntatozza è intanto dirvi che mi sono rotto di fare la Tech and Bcraft soltanto con le api. Non so se l'avete notato dall'ultima puntata. Infatti, da 4.000, 3.000 quanti stavamo, adesso stiamo a 9K diamanti. Voglio un po' più di esosità tecnologica e quindi libera scelta, come si dice, no? Sciolta la diarrea. Non vi piace questa? Eh? È morbida. Sì, me l'ha regalata Shifty, è una vestaglia da vecchio, io sono vecchio. No, non è vero, è di morbido pile, morbidissimo. Non è da vecchio, dice Shifty, forse, ma io lo sono e basta, quindi... vecchiardo, lol, facciamo così. Quello che voglio fare è praticamente mettermi a briglia sciolta con tutte le mod tecnologiche e affrontarle fino allo specifico, soprattutto per avere un sacco di materiali cicciottosi. Dunque, allora, questa batteria deve essere il risultato, voglio che entri tutto qui dentro e che esca in sottoforma per delle vecchie cose. Quindi noi mettiamo off qui, anzi output, non parliamo come maniamo, output, e mettiamo questa qui che sarà l'MK, il turbina, quello che, perché praticamente ce n'ho troppi di entangler in giro, farei un casino e se l'upled non riceve energia scoppia il mondo. Quindi noi che facciamo? Settiamo questa come turbina, però andiamo qui e gli diciamo che è solo un input, ok? Quindi non dovrebbe entrare in energia, ma dovrebbe uscire da questa turbina qui. Perfetto, aspetta. Sì, è proprio quello che volevo fare, ok? No, perché ho paura di sbagliarmi, ragazzi, attenzione. Potrebbe rischiare di perdere il mondo. Quest'altra, sempre in input, perfetto, diventa... Aspetta, questa qui è turbina, giusto? Sei turbina? Sei io, non sei turbina? Sì, è turbina. Quest'altra è MK1, ok? Set, perfetto, perché c'hai energia? Perché gliela stiamo mandando, giustamente, quindi lei ce l'ha e come potete vedere scende. Io voglio vedere quanta energia ci entra. Quindi mi servono due altri entangler. Accidentaccio, mi sa che questi qui li tolgo. E lo so che non si chiamano entangler, si chiamano... Cosa diavolo? What? Si chiamano Quantum Entangler Porter, ok? Vediamo un pochino. Ci metterà un qualche anno, qualche secolo, ma poi arriveremo
a vedere quanta energia ci entra e quanta ce ne esce, quindi è buono così. Oh, ce l'abbiamo fatta, ecco qua i nostri Entangler. Signori, andiamo a metterli, non qui, ma prima andiamo a mettere quelli praticamente in arrivo. Noi creeremo degli altri ciccipuzzi, questo qui lo smettiamo di chiamare così e lo chiameremo set il 3, ok? Set 3 lo chiamiamo in turbina, ok? Lo settiamo, perfetto. E adesso questo qui è in turbina. Di qua, andiamo di qua e lo chiamiamo in reattore. Ta-da-dan, lo facciamo 4. In reattore. E lo settiamo. Perfetto, perfetto, perfetto. Adesso tutti gli altri dovrebbero smettere di ricevere energia. E dovremmo vedere calare tutta l'energia molto 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 velocemente. Quindi è meglio andare senza controllarlo. Meglio andare qui dentro e ributtizzarla. Vedete, questo si è spento. Merda, si è spento tutto. Ok. Oddio, non volo più. Non volo più. Allora, pam. Ho detto pam. Signori, questa qui diventa output, output, output on. E la chiamiamo in di, eccola qua, reattore. Vediamo un po' se entra l'energia. Non sembra stia entrando, non ho capito. Le passo mio marito. Perché non entri? Il reattore è questo, scusate, è questo qui. Sta arrivando l'energia. Come potete vedere l'energia scende perché ci stanno due cicci che la ciucciano. Noi andiamo a mettere quest'altro qui e la chiamiamo in turbina e la mettiamo in off. Vediamo se... 25.000 RF. Vuol dire che cazzo ce ne serve tantissimo. Si riaccende questa? Non si riaccende, ho molta paura. Però siamo in attivo. Perché tu non prendi, ciccio mio, ciccio bello? Energy, input, yes. Dovresti fare input. Pronto. Pronto. Perché non esce? Ho molta paura. Si sta spegnendo tutto? Stiamo perdendo il mondo? Oddio, non volo. Oddio, è vero, non volo. Dov'è il mio jetpack? Eccolo. Ho paura. Wow. Ok ragazzi, ho dovuto farlo off camera perché stavo perdendo il mondo. Stavo perdendo il mondo e non capivo perché questo ciccio non dava ai Quantum Entangler Porter l'energia. E non vanno bene insieme, semplicemente non gli arrivava. Ho dovuto metterci questi cavi qua, che non ho idea di quanto portano, perché me li sono dovuti dare conduit, me li sono dovuti dare in creative, ragazzi, altrimenti perdevamo tutto il mondo. Portano 128.000 RF su tick. Ok, allora, per ora non c'è problema. Noi produciamo, apparentemente, 25.000 RF, ma come diavolo è possibile? Mi domando e chiedo. Adesso posso volare, vero? Yes, è tornato tutto quanto. Perché cazzo, sta turbina potrebbe produrre tantissimo. Quindi a questo punto mi viene da chiedermi se è questo ciccio che si mette tra noi e l'esosità energetica. Quindi andiamo a prendere questo e mettiamocelo direttamente qui. Vediamo un pochino se aumenta oppure no. Ogni volta lo devo risettare. Questo qui era turbina in, eccolo qui. Vediamo un po'. E cazzo, 360.000 RF su tick. Forse. 412.000. Ok, adesso si ragiona. Andiamo anche qua sopra. A questo punto è sto stronzo, sto Qubit Cluster, mamma mia che lag ogni volta che vado qua sopra. Togliamo questo ciccipuzzi qui, togliamo questo, oppela, ci mettiamo il nostro Quantum e mettiamo in reattore. Adesso dovremo vedere il reattore che non scende, non so perché non scenda sinceramente. Vediamo un pochino in energia, è tutto input, yes, what the fuck. Perché non scendi? È totalmente a zero adesso. Produce 24.000 e oh my god, piove governo ladro, anzi nevica. 424.000 RF su ticchete, signori, su ticchete, tacchete, ticchete, tacchete tu. Ottimo, 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 ottimo. Vediamo che succede se, oh mio dio, sparisce. Cosa diavolo, what the fuck is this? Andiamo a vedere un attimo se faccio... così, in import, yes. Se ti metto qui, perché sparisci? Ok, non sparisce. Però, ma perde l'energia questo. Ragazzi, io direi che questi qui li possiamo proprio abbandonare. Li lasciamo qui.
come monito, che sono buggati quanto la merda, davvero quanto la merda. Uno è sparito, l'altro non sparisce, però davvero, oh, 424.000, non so parlare, RF su Tik, ci piacciono, e adesso sappiamo pure quanto consumiamo, tutto questo accrocco che ci abbiamo, l'energia infinita, le api in elaborazione, l'autocrafting, le cose che scavano, le farm di legno che ci danno un botto di legno, 20.000, lo sappiamo adesso, lo sappiamo, la farm di diamante, mi piove in casa, già l'ho detto, vediamo un po', ancora il diamante è rimasto a 999.000, 81.000, abbiamo 48.000 pezzi di charcoal e 19 di oakwood, che rimane stabile e mi aumenta il charcoal, forse dovrei fare che una certa, il charcoal si ferma, non lo so quando, yes, boh, I very don't know, la turbina... è interessante, la turbina è interessante, ma dubito che rimarrà stabile così, perché sta utilizzando tutto il suo steam, che come potete vedere, oh mio Dio, forse è stabile, non ci voglio credere, si stabilizza sui 160.000 RF? Eh sì, perché sta salendo? Oh my gosh! Ah, sta salendo perché è piena, la bank è piena, yes, e quindi adesso entra soltanto l'output, d'accordo. Signori, questa qui è stato un momento terribile, ho detto oddio, ho perso la Tech and Bcraft, non voglio perdere questa serie, perché questa è la prima serie tecnica vera in 1.10, ok? Con l'Hermit Pack, e io voglio assolutamente continuare a stantuffarlo, voglio, come dicevo a inizio puntata, smettere di preoccuparmi delle api, cioè le api sono un'ottima fonte di tutto quanto, ma voglio anche vedere gli altri aspetti del pack, tra cui voglio fare il fusion reactor che alimenta la turbina, che dovrebbe produrre un botto di steel, voglio fare la turbina questa qui della adesso si chiama Extreme Reactor se non sbaglio, voglio andare nei mondi diamantosi, voglio usare gli ultimi tier di questo qui, ma scusate, ma qui piove sempre, ecco, dobbiamo anche fare rain, qualche cosina per la pioggia, ad esempio non il Rainmaker, ma se non sbaglio c'era, oh, questo qui dovremmo farlo, così ci togliamo il cazzo dalla pioggia, anche se se non sbaglio c'è una Raining Tower che dovrebbe essere figo. Questi qui sono soltanto a livello 2, noi potremmo darci come obiettivo di farli tutti a livello successivo. E per andare a vedere Tier 4, il Tier 4 che è l'ultimo, è il finale, ha bisogno della Nether Star, del mica male, e del Tier 2, Tier 3, che si fa con questa cazzata incredibile. Fantasticissimo, bellissimissimo. Signori, è stato terribile per me. È davvero stato terribile. Questa puntata sicuramente per voi è durata poco, ma io ci sono messo lì davvero con il cuore. E adesso sappiamo finalmente quanta energia c'entra. 424.000 RF su Tik. Le bank, io direi di metterle una decina, forse troppe, una decina, perché dopo ci impalla l'autocrafting, ma fare... che ogni puntata metto quelle fatte precedentemente, ecco, ne mettiamo 5, dai, oppela, e noi ci vediamo alla prossima puntata, probabilmente andremo ad esplorare l'RF Tools, le nuove dimensioni e tutto quello che ne concerne. Signori, io sono Armei Chiappola, questa è la Tech and Bcraft, non è finita, non finirà mai, fino a quando non metteremo il punto o avremo 1 miliardo di diamanti. Potrebbe darsi, bellissimo, bella raga, ciao!